Dopo la BCE arriva la Fed, ma a Wall Street, quanto in Europa, è tempo di comprare o di vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Te l'ho detto, il DAX secondo me da un momento all'altro non è che ci siano motivazioni di ordine fondamentale, però sono tre mesi che soffrono gli indici in virtù della sofferenza dell'obbligazionario. Adesso è legato a doppio filo, no? Sono legati a doppio filo i due mercati. Adesso per me, ribadisco, ci sarà stiamo vedendo, insomma, che si sta attenuando questa paura sull'obbligazionario, scendono i rendimenti. Per me il DAX da un giorno all'altro ci fa 300 punti su, cioè è così. Il DAX magari tentenna un po', poi dopo quando parte, per cui l'ingresso a 14.851 sul cash, lo stop a 14.6 e un target questi 300 punti che penso che possa fare da un momento all'altro. Quando parte lo sappiamo che parte forte, a 15.149. Non credo, come dice Enrico, che domani le borse ritracceranno, non so perché gli viene quest'idea, cioè è Nostradamus che prevede quello che avviene domani. Io invece penso che il mercato sia pronto a partire, insomma. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.